Posizionamento delle compagne, va da Zandalasini, si apre Cox, poi passa, pick and roll laterale con Cox, scarico per Rupert, mani delicatissime per la giocatrice francese, attacca contro Pasa, poi rispazio attacco per Calou, la tripla di Ezine Calou, grande risposta. Prossima pausa andremo appunto a vedere gli impegni di Oxygen qua, ancora tanto spazio per Cecilia Zandalasini. Grosso errore sul posizionamento della matchup, l'ha messa in campo adesso Vincenzo Di Meglio e Sventorelli è rimasta dentro, lì devi uscire. Non grandi segnali per la difesa di Oxygen in questo primo quarto, già 25 punti concessi in 6 minuti ad una Virtus che non sbaglia dalla distanza. Natali con la risposta, tripla da una parte, tripla dall'altra, Giulia Natali. Passa in palleggio, ancora Zandalasini si libera, altra grandissima palla per Consolini. Che palloni sta dando Cecilia Zandalasini a rientrare adesso Cupido con il tocco di Dojkic a infastidirla. Si va da Natali, il tiro close out di Peters. Natali segna col fallo, sveglia, firmata Giulia Natali. D'accordo, la migliore di Roma fino adesso. Sì, assolutamente, sta mostrando i miglioramenti che ha fatto vedere anche nelle ultime partite. Qua Cecilia Zandalasini di classe va a trovare i due punti di Cecilia Zandalasini in questa partita. Calou dall'altra parte, Rupert scivola, Calou fino in fondo, sfrutta l'errore di Rupert con i due punti. Oxygen, la vediamo sul cubo dei cambi, Dojkic il cambio di Sventoraite, Zandalasini attacca contro Natali, poi bello scarico per Olbis André che si fa trovare nello spazio, a raddoppiare poi Calou, pallone per Romeo, passa, va ad anticipare Nicol Romeo e va a depositare due punti, vietato sulle linee di passaggio andare a giocare contro Pasa. Adesso deve cercare quantomeno di dare una risposta d'orgoglio in questa partita per i prossimi impegni. Ora Cupido con il pallone per Natali, Giulia Natali, e l'orgoglio Giulia Natali oggi l'ha avuto con tante grandi soluzioni. Per la numero uno virtussina, Romeo il palleggio insistito, Sventoraite prova ad aiutarla, Romeo con spazio per la tripla di tabella non dichiarata, credo. Ma tutto bene, si mette dentro il paniere, si mette. Perso forse un po' di ritmo, un po' fuori fase, deve ritrovare anche un po' il ritmo partita. Qua Ezine Calou, ancora una grandissima giocata, davvero grande prestazione per Oxygen Roma. Nicol Romeo con il tiro alla distanza va a trovare la tripla, esplode il palazzetto. Facendo la giocata sbagliata ha fatto un colpo di genio Marta Scarzi. Io segnerei un grande assist a Marta Scarzi. Esatto, adesso recupero di Ezine Calou che va a trovare il canestro del 62-80. Adesso Oxygen Roma Basket 62, Virtus Segafredo Bologna 88 al termine dei 40 minuti di gioco. La Virtus Segafredo Bologna fa valere la legge del più forte contro un Oxygen decisamente rimaneggiata.